Wow, amici Pokémonati, benvenuti al quinto round della Premier Challenge di Genova. Quest'oggi affrontiamo Shadow nell'ultimo round di Svizzera ed essendo sul risultato di 3-1 e avendo il 3-1 più alto di tutto il torneo, ho già un mezzo piede in top cut. Quindi, se vinciamo questo incontro, sicuramente accederemo all'ottoputto. Shadow ci porta un team formato da Porygon2, Garchomp, Tapu Koko, Milotic, Arcanine e Celestila, lasciando in panchina il cane e la chiesa. Mentre io rispondo con Tapu Lele, Tapu Koko, Celestila e Arcanine. E dunque, senza ulteriori indugi, andiamo a gustarci questo primo incontro. Primo confronto che ci vedrà lottare nella giungla. Shadow lida con Porygon2 e Garchomp. Io rispondo con Tapu Lele, Tapu Koko, una lead che mi piace veramente tanto da giocare in questo team. Infatti qui davanti a Porygon sono già lì che gongolo perché il mio Tapu Koko è in Vertivolt e quindi mi garantisce un po' di momentum grazie a Volt Switch, dovuto al fatto che Porygon 2 solitamente si gioca senza Protect e quindi mi permette di fare Volt Switch in tutta tranquillità e mi permette di far entrare un Pokémon favorevole per questo matchup. Quindi fuori Tapu Koko, dentro Arcanine che con un Intimidate può andare a ridurre l'attacco fisico di quel Garchomp, e cosa buona e giusta in questo frangente, perché così se riusciamo a sopravvivere con Tapu Lele a Terremoto che va a centrare i nostri Pokémon, colpisce anche Porygon, gli fa un discreto danno e mi porta in Citrus Berry Range che mi consente di recuperare un buon quantitativo di PS sul mio Arcanine. Qui a parte la mia mossa Z, concentrazione psichica, vado a puntare subito lo slot di Garchomp perché nel primo round della Best of 3 mi piace sempre scoutare gli item e comunque sia i set degli avversari, quindi punto subito Garchomp per capire se è Scarf, se è Assault Vest, e questo danno mi fa intuire che è al corpetto assalto assegnato. Porygon 2 ha palla ombra, mi colpisce duramente Tapu Lele, mi droppa la difesa speciale che è inutile a quel range. Io però qui in questo secondo turno decido di ritirare Tapu Lele per conservare lo psichico sotto campo psichico contro Porygon nei turni a venire. Faccio scendere in campo Celestila che non teme nulla da parte del mio avversario, infatti Garchomp attacca con una frana che mi fa danni quasi irrisori e io contrattacco con Arcanine con un urlo rabbia che manda a KO Garchomp a quel quantitativo bassissimo di PS e contemporaneamente riduce l'attacco speciale di Porygon 2 che mi viene molto comodo. La papera è andata a colpire con palla ombra Celestila ma con l'attacco a meno 1 non mi fa grossi danni, inoltre recupero praticamente il danno che mi ha fatto con gli avanzi. Entra in campo per Shadow Milotic, quindi io qui con Arcanine non posso più fare Snarl a causa di Tenacia, se no andrei a alzargli l'attacco speciale di uno stadio e faccio Fuoco Fatuo perché voglio mangiarmelo lentamente quel Milotic. Non ha senso per me switchare, infatti Shadow contrattacca con un idrovampata sullo slot di Celestila, probabilmente predictando un Protect da parte di Arcanine, ma io non ho interesse a switchare e riesco a inseminare il Milotic, quindi la sua morte si avvicina più rapidamente. Tripletta su Arcanine, io però decido di lasciare dentro Arcanine perché voglio un free switch su uno dei miei due Tapu, in quanto se Milotic prende un piccolo danno viene ucciso dal mio Tapu Koko con fulmine sotto campo elettrico, anche se è il set difensivo senza la FIFA sfera, e dunque Arcanine è carne da macello. Qui faccio lanciafiamme per fare un altro po' di danno a Porygon in modo da mandarlo in range di fulmine, anche lui di Tapu Koko. Shadow continua con idrovampata nel tentativo di scottare Celestila, io faccio un parassiseme sullo slot di Porygon 2 che missa, però pazienza, non importa, e tripletta manda KO al mio Arcanine. Qui però senza toccare di fatto quel Milotic, guardate che danno io ho fatto tra due turni di parassiseme e due turni di scottatura, andrà circa al 50%, quindi nessuna spread di Milotic è in grado di reggere adesso il fulmine del mio Tapu Koko che sta per entrare in campo. Infatti io qui in questo turno faccio scendere in campo il mio Tapu Koko. Tapu Koko che può mandare KO entrambi gli avversari, devo solo decidere il target. Forse avrei dovuto attaccare Porygon 2 in modo da farlo fuori, non ha Protect, e Milotic avrebbe potuto proteggere, vediamo cosa ho fatto. No, ho targettato il Milotic avversario che però, surprise surprise, ha la backup Armen e quindi dimezza il danno delle mosse elettro e riesce a resistere a questo colpo. Genialata da parte di Shadow qui, che contrattacca con un idrovampata, non mi fa grossi danni su Tapu Koko. Questo parassiseme ha fallito ragazzi perché io ho targettato lo slot di
Milotic, non Porygon. Porygon non mi interessava. Mi interessava colpire duramente lo slot di Milotic nel caso in cui fosse stato switchato via in favore di Arcanine. Infatti, con Fulmine e il Parassisseme addosso, non sarebbe stata una buona posizione successivamente con l'Arcanine se fosse entrato e se ce l'avesse avuto Shadow. Qui, nel mentre, Milotic muore da danno di scottatura più Parassisseme, e quindi siamo presi una kill buonissima. E facciamo scendere in campo l'ultimo Pokémon di Shadow, che è Tapu Koko. Io quando ho visto Tapu Koko ero tranquillissimo, perché il mio Tapu Koko vince sempre l'uno contro uno contro i Tapu Koko avversari. Tra l'altro questo Koko decide di proteggere questo turno senza attaccare Celestila. Io invece faccio Fulmine sullo slot di Porygon 2, perché so che è in range da kill. Non proteggo nemmeno con Celestila, perché non ha senso. Se muore Celestila mi dà l'ingresso gratuito su Tapu Lele, che può one-shottare il Tapu Koko avversario con Psichico, a meno che non sia un set bulky simile al mio. Qui infatti Tapu Koko attacca con Magibrillio, non può fare Fulmine perché sennò si prende un Fulmine in faccia da Tapu Koko. Io riesco a resistere con 2 PS, Celestila critical hit inutile. Infatti Fulmine sono sicuro che fa un tweet che io sul Tapu Koko avversario, infatti guardate il danno. E con peso bomba vado a chiudere questa prima contesa 3-0 per me. Ottima vittoria per me in questo primo round, nel quale sono riuscito a scoutare un po' di cose sul team del mio avversario, tra le quali l'Assault Vest su Garchomp, che è riuscito a resistere a Psichico Z sotto campo, la Bacca Parme su Milotic, che è quanto insolita, devo dire, e il Koko che ha Protect. Non abbiamo ancora visto la mossa Z da parte del team di Shadow, quindi chissà che ci possa riservare una sorpresa nel secondo match. Come possiamo notare dalla preview dei team del secondo incontro, entrambi effettuiamo un cambio a testa nei nostri schieramenti. Infatti Shadow sostituisce Milotic con Arcanine, mentre io cambio Arcanine con Garchomp. Chi avrà la meglio in questo secondo incontro? Andiamo a scoprirlo subito boostandoci questa seconda partita. Stesso schieramento per entrambi, con Shadow che lida con Garchomp e Porygon 2, mentre io rispondo con Tapu Koko e Tapu Lele. Io però ho deciso di impostare diversamente questa partita rispetto alla precedente, perché non volevo essere ripetitivo, comunque si aspettava l'Invertible, probabilmente il mio avversario, e quindi ho deciso di fare Magibrillio con Tapu Koko, che avrebbe fatto un buon danno su Garchomp col corpetto assalto, e mi sono incassato questa vela in puntura sullo slot di Tapu Lele. Ho risposto però con uno Psichico senza la Z, perché pensavo di mandarlo giù, e invece no, Garchomp resiste e Tapu Lele viene punito da un palla ombra di Porygon 2 che lo manda a KO. Quindi non ho sparato la Z, non ho fatto in tempo, e faccio scendere in campo Celestila, che qui entra safe contro Garchomp e Porygon 2. Ritiro Garchomp perché mi aspettavo uno switch out da parte di Shadow, infatti entra Arcanine, che però questo switch mi punisce perché Intimidate agisce sia su Garchomp che su Celestila, che si nasconde dietro il sostituto, sì, ma l'attacco ridotto. Tripletta da parte del Porygon 2 del mio avversario, che colpisce Garchomp. Il danno non è proprio un granché, lo incasso ottimamente, però con l'attacco ridotto mi conviene switchare via e fare scendere in campo Tapu Koko, che risetta il campo elettrico e può spaventare prepotentemente l'Arcanine avversario, che protegge. Io in questo turno ho fatto Parassisseme sul suo slot perché dovevo mangiarmelo piano piano, con Celestila dietro sostituto potevo far solo quello. Geloraggio da parte del Porygon 2 di Shadow, che a questo punto può colpire fastidiosamente il mio Garchomp. Fulmine sullo slot di Arcanine, sfortunatamente per me lo mando in Citrus Berry range e così si recupera fino al 50%. Fuoco carica da parte del suo Arcanine sul mio Tapu Koko, può darsi si aspettasse un Protect. Qui brutto colpo, non so se servissene, ve lo dico onestamente ragazzi. Mi manda KO Tapu Koko, quindi rimango solo con 2 Pokémon contro i suoi 4. Brutta posizione per me, quindi riesco a inseminare sia Arcanine, ma sono messo quasi con le spalle al muro. Celestila infatti è sotto sostituto con gli avanzi del Parassisseme su Arcanine, ma con l'attacco ridotto non può fare grossi danni ai Pokémon dell'avversario. Faccio scendere in campo il mio ultimo Pokémon, ovvero Garchomp. Arcanine mi mostra Extreme Speed, qui forse non era necessario per lui questo Extreme Speed. Io tento il tutto per tutto, faccio Frana, cerco lo sculo e faccio fuori Arcanine. Parassisseme su Porygon 2, devo mangiarmelo piano piano, quanto con peso bomba non gli faccio quasi nulla, e becco il primo flinch ragazzi. Becco il flinch Frana, che è l'unica cosa che può tenere in gioco. Entra il Tapu Koko di Shadow,
su terzo Pokémon. Protezione da parte di Tapu Koko, questa non l'ho capita. Faccio un'altra frana, devo beccare un altro Flinch e colpire duramente Porygon 2. Vediamo un po' se mi entra questo secondo tentennamento. Peso bomba sullo slot di Porygon. Fortuna che Tapu Koko non ha attaccato, altrimenti avrei perso secco questo turno. E Porygon 2 tentenna, ragazzi, si scula. Qui ho tentato un terremoto, vi ricordo, con Garchomp per far fuori Porygon e colpire duramente Tapu Koko. Ma attenzione, il mio avversario tira fuori dal cilindro la sua mossa Z, che è stata assegnata il Ferium Z su Tapu Koko, che con un'animazione alquanto bizzarra e ridicola, veramente, con Maggio Briglio Z, Astro Impatto Fatato, riesce a mandare capo ogni Garchomp, che avrebbe retto altresì il Maggio Briglio. Peso bomba sullo slot di Tapu Koko per fare un po' di danni, ma l'intimidate si fa sentire perché non gli faccio il 50%. Nel mentre sono riuscito senza volere a stallare il campo elettrico, quindi il fulmine di Tapu Koko farà poco o nulla in questo frangente. Riesce però a rompermi il sostituto e Garchomp scopriamo avere Rogodenti. Rogodenti colpisce duramente Celestila, ma io riesco a inseminare il suo Tapu Koko. Devo fargli un minimo di danno per portarlo in range di peso bomba. Qui sono col morale a terra, diciamo. Ho praticamente perso questa partita, posso vincerla solo grazie ad un errore del mio avversario. Vediamo un po' se questo avverrà. Infatti Shadow riesce a intuire la mia mossa, ritira Tapu Koko per settare nuovamente il campo elettrico al suo ingresso e colpirmi incisivamente con fulmine. Qui proteggo con Celestila, recupero un po' con gli avanzi, ma sono in 3 contro 1. Garchomp e Porygon 2 sono quasi morti, sì, dovrebbero morire entrambi con peso bomba. Però Shadow mi restituisce la sculata prima con i Flinch, con i due Flinch consecutivi, brutto colpo e Flinch su Celestila, e io qui a questo punto rientra Tapu Koko e non ho modo di proseguire questo incontro, è quitto. Secondo match vinto da Shadow e dunque ci portiamo sul parziale di 1-1. Io ho pagato caro l'errore di impostare diversamente la partita fin dall'inizio rispetto al turno precedente, e nei turni a seguire mi sono dovuto regolare a causa di ciò. Infatti sono dovuto andare a cercare i Flinch di Frana, che è una cosa che assolutamente io odio, basarmi sull'Ax. Preferisco basarmi sulle mie capacità di gioco, però capitemi, non avevo altre alternative per ribaltare la partita. Fortunatamente Shadow poi ha restituito le mie sculate con altre sculate e dunque si è aggiudicato questa seconda vittoria meritatamente. Nonostante la sconfitta però ho ottenuto altre importanti informazioni, quali la mossa Z a folletto su Tapu Koko e l'Extreme Speed di Arcanine. Come è successo contro Dade nel round 4, andiamo a giocarci la vittoria questo turno nell'ultimo round di Best of 3. Io decido di non cambiare team, continuo con la lead Lele Koko, che mi sembra abbastanza efficace contro il suo sestetto, porto Garchomp e Celestila, mentre Shadow a sorpresa cambia. Infatti si adatta alla mia lead, bravo in questa situazione, Celestila e Garchomp in avanza scoperta, e nelle retrovie porta Tapu Koko e Porygon 2. Andiamo a scoprire chi avrà la meglio. Parte l'ultima sfida contro Shadow, che lida con Celestila e Garchomp, mentre io controllito con Tapu Lele e Tapu Koko. Quindi matchup a dir poco orribile e totalmente sfavorevole per me, in quanto sono impensierito dal terremoto, ma soprattutto dalla eventuale peso bomba di Celestila, che non prende danno da terremoto. Quindi bravo a lidare così Shadow. Io in questo turno non posso nemmeno fare il solito giochino con Invertivolt, perché Celestila potrebbe proteggere. Dunque faccio un doppio switch, faccio scendere in campo Celestila al posto di Tapu Koko e Garchomp al posto del mio Tapu Lele. Qui però il Garchomp di Shadow colpisce duramente con un terremoto, che mi farà danni solo sul mio Garchomp, quanto se i Celestila volano. Comunque si è danno da double target, e peso bomba va a colpire duramente lo slot di Garchomp, che resiste ma è lì per finire KO. Dunque io al primo turno ho già mostrato tutto il mio team all'avversario e ho quasi perso un Pokémon. Il Garchomp di Shadow vince la Speed Tie con una frana, mi manda quasi KO Garchomp, che riesce a resistere però e controbatte con un terremoto potentissimo, che con un critical hit porta Garchomp al 50% e con Celestila punto a inseminare il Garchomp avversario, in quanto sapevo che terremoto più peso bomba non avrebbe potuto fare KO sul Garchomp nemico.
Dunque, al turno successivo posso fare una kill grazie al assorbimento del parassiseme, e il celestino nemico mi colpisce con un parassiseme che insemina la mia celestina. E dunque qui cominciano le varie animazioni di parassiseme che vedremo per tutta la partita, ve lo preannuncio già. Ora vediamo cosa succederà in questo terzo turno, se Garchomp di Shadow vincerà nuovamente una spinta e riuscirà a farmi la kill sul mio o meno. Qui invece Shadow sostituisce il suo Garchomp in favore di Porygon 2, che acquisisce un danno lieve da terremoto, eventualmente da Garchomp, quindi buona mossa da parte sua. Infatti spara un altro terremoto dritto per dritto. Andiamo a vedere quanto farò a questo Porygon 2. Nuovamente Celestila non subiscono danni, un buon 20-25%. Il mio Celestila tenta di inseminare Celestila avversario, purtroppo per me io ho messo questo parassiseme, ma per fortuna Shadow fa un errore, infatti cerca di lanciare il parassiseme sul mio Garchomp anziché fargli una kill che gli avrebbe garantito un beast boost nella caratteristica che gli compete. Quindi errore da parte del mio avversario, fortuna per me, però ha il seme ancora sulla mia Celestila, siamo inseminati a vicenda e io non posso fare grossi danni sul Porygon 2 nemico. A questo punto faccio scendere in campo il mio Tapu Koko, che risalta al campo elettrico e può intimorire il Celestila nemico con un fulmine sotto campo elettrico che è da one shot. Infatti Shadow è costretto a ritirare il suo Celestila in favore di Tapu Koko, che può incassare il fulmine. Io però overpredicto il suo switch in o su Garchomp o su Tapu Koko, faccio Magi Brillio e peso bomba sullo slot di Tapu Koko e mi aggiudico una kill in switch. Quindi ottima predict da parte mia, che non faccio fulmine ma faccio Magi Brillio e mi prendo un boost in special defense. Tripletta da parte di Porygon sullo slot di Tapu Koko mi fa un buon quantitativo di danni, ma ho ribaltato il turno 1 che era stato orribile per me e sono rientrato in partita con questa ottima predict. Scende in campo il Celestila di Shadow, che potrebbe essere un bait, un'esca, quindi io ritiro Tapu Koko e faccio scendere in campo il mio Tapu Lele per colpire duramente in futuro il Celestila nemico con fulmine. Psicogenesi Tapu Lele, che l'ho mandato al macello qui, infatti tra poco arriverà una mossa portentosa da parte di Shadow. Parassiseme sul Celestila avversario, peso bomba sullo slot di Lele che ho letteralmente saccato, non mi serviva Lele perché ho questo frangente di partita, e si prende un boost in attacco, quindi scopro che quel Celestila è un Celestila offensivo. Altra tripletta da parte di Porygon Z, i danni sono ridicoli, ma attenzione perché arriva il congelamento che a questo punto della partita può pesare tantissimo, perché rimango solo con Tapu Koko e Celestila congelato contro tre dei suoi Pokémon. E dunque qui ci sono le varie animazioni parassiseme, che fortuna che c'è ancora quello a tenermi in gioco con la recovery degli avanzi. Tra l'altro il Celestila nemico non ha gli avanzi, quindi ha un item particolare che non sappiamo ancora. Scende in campo il mio Tapu Koko, il mio ultimo Pokémon, riattiva il campo elettrico che minaccia il Celestila avversario con un One Hit KO possibile. Infatti io predicto la protezione di Celestila in questo frangente. In questo turno si protegge Celestila, Tapu Koko va con fulmine ma sullo slot di Porygon 2 in predict. Buon danno, buonissimo danno, riesco a pescare addirittura la paralisi, Celestila rimane congelato, ahimè, ma full para su Porygon 2 che mi salva da un'eventuale tripletta nuovamente sullo slot di Tapu Koko. Altre ricovery di avanzi e parassiseme, ora sono in una posizione ulteriormente difficile perché posso sì far fuori Porygon 2, ma c'è Garchomp per le retrovie che è lì pronto per entrare, non so su quale slot, quindi dovrò decidere saggiamente su quale dei due targettare per fare la kill. Celestila nel mentre rimane ancora lì congelato a scrutare la partita. Il mio avversario decide di ritirare Celestila in favore di Garchomp, però io ho fatto fulmine sullo slot di Porygon 2. Quindi altra predict da parte mia, che riesco a prendermi la kill su Porygon. E mi scongelo ragazzi. Io in questo turno avevo pregato per uno scongelamento e fortunatamente per me questo scongelamento è avvenuto in questo turno sullo switch di Garchomp, che vado a punire con una peso bomba che lo manda KO. Quindi
fortuna gigantesca qui da parte mia. Dopo il congelamento, scusate, mi sono andato a scongelare nel turno giusto, sullo switching giusto. Quindi ho predittato tre turni, ho ribaltato totalmente la partita. Qui rimane Celestile da solo contro Tapu Koko sotto campo elettrico, che punisce duramente il Celestile amico con un fulmine devastante che mi consegna la vittoria in quest'ultimo match. Al mio modo di vedere, finora questo è stato il miglior match che ho caricato riguardante questa Premier Challenge, in quanto ne abbiamo viste veramente di tutti i colori, ragazzi, da brutti colpi a miss, da congelamenti e scongelamenti a paralisi, da predict a contro predict. Veramente c'è stato di tutto da vedere, sicuramente è stato il più intrattenente, diciamo. Nonostante il matchup sfavorevole sulla carta, sono riuscito a sovvertire l'esito finale del match con un paio di turni stratosferici nei quali, se non mi sbaglio, in tre turni ho letto tutto alla perfezione. Ciononostante, il mio avversario si è comportato benissimo, ha giocato bene, lo ringrazio per questo. Come consuetudine, se il video è piaciuto vi invito a lasciare un bel commentino, un bel like, seguirmi sulle pagine social di cui si trovate come sempre il link in descrizione, e più tardi caricherò un secondo video perché ho cambiato la scaletta per questo upload. Infatti vedremo il primo pomeriggio questo video e in serata il video dell'Ottopotto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!